Immagini un'osca. Brovi, su. Brovi, via. Dai, brovi. Vedete il dimple. Vedete la zona del frontale. La nuova muscoli appuscati. E vedete invece il dimple del corrugatore, molto chiaro. Su, questo vedete è il frontale. Qua ce n'è poco, meno. Questo è frontale. E questa è l'area di rispetto. Qui abbiamo fibre del frontale. Guardate che bella frontal dimple, la fossetta del frontale. Perché il frontale tira su qua. E nella stessa zona abbiamo il procero, corrugatore. Quindi, se noi iniettiamo qua, classico punto, 1, 2, 3, 4, vedete? Questo è il corrugatore, magari un pelino più basso. 1, 2, 3 e 4. Superficialmente abbiamo il frontale. Profondamente abbiamo il corrugatore. E il corrugatore che direzione ha? Qui profondamente. E qui superficiale, questa è la direzione, dal basso lateralmente, profondo, superficiale, quindi la direzione della siringa è questa, profonda, cercando di rimanere profondamente, in lui diluizione normale. 2.5 миллилитры per 500 унита. А вторую точку, если мы будем делать, мы будем ее более поверхностно делать? Вторая. Io normalmente non lo faccio perché se il muscolo di qua è bloccato la superficie non muove e quindi non serve per evitare la diffusione nel levator palpebre. Seconda area di rispetto. Orbicolare. Forte. Крепка. Крепче. Lo vedete? Видите? È il muscolo sfintere. Relax. E invece qui, qua avete l'osso. Questo è il Это как называется? Элеватор ляпы. Здесь давайте поближе. Которые? Поближе. Элеватор ляпы. Элеватор ляпы superiori. Superiores для квиназа. Элеватор ляпы superiores. Zygomaticus minor, minore. Scusa voi. E zigomatico maggiore. Ok? Ok? Zigomatico maggiore e zigomatico minore. Levator labi superioris, levator labi alle quenasi.
Qui avete il... Yes, u vas yes. Il... Yes. Yes. Давайте скажите, как называется этот мускул? Dilator navium. Brava. Dilator navium. Расширяет нос. Dilator navium, quindi dove mettiamo la nostra unità? Qui? No, vogliamo che non muova, quindi si inietta proprio qua, eccola lì. È proprio così il muscolo. E il punto è una unità. Una unità. Lui non ha bisogno. Bello. Attenzione. Astarojna. Perché se cos'è che tiene aperta la narice? La cartilagine alare. Che è qui nella crosta esterna, cartilagine intermedia, cartilagine interna, crosta interna, intermedia, laterale. Quindi lui tiene aperta la narice per la cartilagine e per il muscolo che tiene aperta la narice. Quando io faccio così, muovo. Se diluiamo troppo, se blocchiamo troppo, rimane rilassato e non apre. E quindi può avere un problema di chiusura, di collasso. Una sinistra. Brava, triangolaris. Triangoli. Dao. E. I. Depressor labi. Ok? E oh, insertion of mentalis, insertion of mentalis e mentalis muscle. Quindi vedete, proprio lui è classico, proprio didattico. Quindi vedete dov'è il mentale, dov'è il depressor labi, quindi area di rischio e area di rischio. Quindi cosa facciamo? Normale, linea, commisura labiale, dritto, un centimetro lato. Mi appassa la zona, quello sulla causa. Lì è una zona pericolosa, dove c'è la... Qua? No. Qua? Sì. E il mentale? Un punto qua. Nella radice? Punto molto sicuro. Terza area di rischio. Quarta e ultima area di rischio. Laterale. Quindi qui avete il risorio. Ok? Qui avete la parotide. Però dal
Ok, parotid. Parotid. E qui avete... Yes, no, yes. Il stensons, il dotto canale di stenone. No, stenona, fratoc. Canale di stenone. Stenona, fratoc. Il risorio. Clench. Oh. Qui vedete il bordo anteriore del massetere e il bordo posteriore. Qui avete il ramo superficiale. Allora, per il bruxismo, quindi per interrompere solamente il meccanismo automatico, a lui non serve ridurre il muscolo. Se lui mi dicesse che è bruxista, io voglio solo ridurre il meccanismo automatico. Poche unità. Bravo. Uno, due, tre. E dieci, dieci, quindici. Per interrompere il meccanismo automatico è sufficiente. A mio parere manca qua. Quindi io farei un altro punto qui e un altro punto qua. Su. E questo mi sembra basso. Un po' potrebbe... Allora preferirei più alto. E qua anche... Quattro. 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 Questo su... Per me non serve, no, due unità, sono solo rischiose che vada giù un po' qua, per cui non lo farei. Questa parte non ha muscolo. Nel, comunque abbiamo sempre a 15 giorni un piccolo ritocco. Direzione della siringa. Così? O così. Ну я знаю, что вы вниз колете. Я уже отсюда. Così? Так. Io personalmente farei questo così. Так. Quindi così. Questo così e questo così. Quindi farei così e così. Questo, così, 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 così. No, così, perché voglio arrivare un po' più basso. E quindi farei così. Uno, mi sembrano... Okay. Ok, sì, va bene. Due, quattro, due. Uno e uno per me non servono a nulla. Ma rilassandosi qua si rilassa anche lì. Quindi io farei 2, 4, 2.
Uno e uno? Один, qui io non lo faccio mai. Qual è quello lì? Come si chiama? Si chiama sand point, punto della sabbia. Perché? Perché se tu sei nel deserto, se tu sei nel deserto e soffia il vento e alza la sabbia, tu fai così per evitare, e si chiama sand point. Per avere una reale rilassamento rischi. Очень поверхностно. Я могу показать. Mia opinione. Нет диффузии глубоко. La mia opinione è che una unità è poco. Due unità io le ho viste. Un qualcuno che scende un po'. C'è il rischio. Poi tu sei molto brava. Io non discuto. Non vedo una, perché lui ha questa pelle che è come la mia. Se tu fai un, fai lo snap test, uno, due, tre, quattro, cinque, cinque secondi. Uno, due, due secondi. E quindi, a mio parere, è pericoloso. Quindi io non lo faccio. Vedo qualche rughina qua, che a mio parere stanno bene. Maxim sta bene con qualche ruga, io non lo farei. Qua, e qui anche. Il mento, perché lo fa? Sì, ma perché muove. Muovere è naturale. Tu muovi, lei muove, lei muove, tutti muoviamo. Muovi il braccio. Non tratti il braccio solo perché lo muovi, ma perché hai le rughe. Non lo so, io non lo tratterei, non vedo tanto la ruga qui, guardandolo non l'ho visto muovere, mai più farei due punti, nel caso un solo punto. Qui, quante unità? 10. Ну да, 10 меньше. Sì, oppure meno anche. No, no, 10 ci vogliono. 10 точно. Perché è un muscolo molto forte. Però qui, vedi, qua e qua, pericoloso.